favori? Favorevoli di 6. Stati contro nessuno, votiamo in direzione. Anche perché lo vogliamo già fare settimana prossima. Favorevoli? 6. Stati contro nessuno. Ok. Va bene, grazie. Quarto punto, l'ordine del giorno è il trasferimento delle competenze nell'area della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Identici e Borghi di Valle Camonica ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Unione della Promozione Schema di Convenzione. Non è nient'altro che il trasferimento del nostro comando di Polizia all'Unione. Finalmente cominciamo a vedere l'Unione che viene, diciamo, noi entriamo a far parte dell'Unione. Dunque non vedremo più lo stesso vigile sul nostro territorio, ma vedremo pattuglie diverse e tutti ciò che svolgeva il vigile qua verrà svolto dall'Unione con il capo a Breno, con il sede del comando a Breno, nella persona del ex vigile di Maligno, Bonomelli Silvestro. Bonomelli Silvestro. Diciamo che questo è l'atto ufficiale che conferisce il nostro vigile. L'unica cosa che ci stiamo cercando di fare è di trattenere comunque per due mattine il nostro vigile in ufficio per sbrigare tutte le questioni burocratiche che di solito sbrigava lui in sede, per poter dare una mano ai dipendenti che comunque sono numerosi nel nostro comune. Ecco, sostanzialmente c'è anche la sede, diciamo, principale, Marino, però avrei visto comunque a Berno e Borno due vigili di distacchi che sono sempre stati per il territorio, però ti danno. Chi è che dobbiamo chiamare se abbiamo bisogno? Noi dobbiamo chiamare Breno. C'è un cellulare, c'è anche un ufficio. Un ufficio sulla porta del comune o superiore, in modo che se uno avesse bisogno di urgenze, cose. Ma anche tutti gli uffici dove poi se avranno bisogno, che so, di una comunicazione, di una notifica, vabbè che noi stiamo attivando anche con Poste Italiane il servizio di messo comunque un notificatore, ma se dobbiamo fare un'ordinanza, ecco, tutto verrà gestito da loro, saremo operativi presumibilmente dal 1 luglio, giorno più giorno meno. Come paghiamo poi gli stati nostri? Allora, io sono stato ben chiaro che noi, al di là del costo del nostro personale, non dobbiamo e non vogliamo assumercene ulteriori, dunque andrà tutto a compensazione. Tra le altre cose, sapete che per 9 ore il nostro dipendente Chiappini è distaccato per il SUAP dell'Unione all'Unione stessa. Il vantaggio di questo è che comunque Chiappini non è che viene via fisicamente dal comune, lavora tutto telematicamente, sarà colui che istruisce a livello informatizzato tutta la pratica per il suo, e in questa maniera noi dovremo fare anche delle economie sulle ore sue di personale, perché ovviamente verranno conteggiate non più come stipendi dal comune di Ossimo, ma stipendi dall'Unione. Dunque cercheremo e troveremo una compensazione su questo. Sì, però credo che lì avremo un vantaggio, giusto perché siamo sull'Unione e siccome stiamo cambiando il sistema informatico su cui girano tutti i nostri programmi del comune, sappiate che l'Unione degli Antichi Borghi contribuirà per 4.000 euro all'acquisto del nuovo server che verrà installato in comune. Il server consistiamo a WooFarm, che è praticamente un'unica postazione dove arrivano tutti i terminali di tutti i computer degli uffici, costa circa 7.000 euro, più della metà lo sostiene l'Unione. Noi, ecco, da questo avremo un vantaggio, come avremo anche un vantaggio che tutti i software verranno acquistati e gestiti dall'Unione e tutti e 7 i comuni avranno un unico software che poi è collegato con quello che abbiamo. Qualche problema lo creerà sicuramente all'inizio, perché come tutte le cose nuove dovrà essere innescato, però ecco, si è optato per un nuovo sistema operativo molto più efficiente e molto più all'avanguardia, che addirittura questo potrà essere, è sul web addirittura, vuol dire che da qualsiasi postazione con il codice
con le password può essere lavorato, insomma. È un avanzamento verso la tecnologia che oggi è fondamentale, insomma. Se non vi sono osservazioni favorevoli? Sì. Immediatamente, se tutti la favorevoli? Sì. Sì.